Salve a tutti ragazzi, io sono Phoenix e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di Phoenix vs Food. Oggi assaggerò per voi delle specialità della penisola iberica con due succulenti bonus provenienti da tutt'altra parte del mondo. Cominciamo con due sfiziosi idee per l'aperitivo, ovvero dei cañitas de chorizo, ovvero chorizo snack sticks, ovvero dei bastoncini di carne essiccata, che io adoro la carne essiccata, per cui sono molto curioso di assaporarli. Tutto molto morbido, molto morbidoso. È strana, è diversa dalla carne secca che abbiamo qua noi in Italia. In più somiglia molto più a quella americana, che è molto più gommosa, sembra tipo gli stecchi del cane, per dire. Morbida e morbida. Il sapore è buono, sa proprio da maiale, sì. Non è piccantissima, ha giusto un incredibile retrogusto di peperoncino, sa più da peperone con un po' di piccantino. Buono, molto buono. Sì, approvato questo. Approvato. Passiamo ora a una specialità direttamente dal Giappone, ovvero delle gustose arachidi ricoperte di una croccante panatura al wasabi. Bene, ho un po' paura di queste, devo dire. Temo saranno pende come la morte. Allora, tagliamo tutto qua per andare meglio a noi. Tanto l'odore è già forte. Sì, iniziate a sentire gli odori. Ok, una doppia nocciolina. Vediamoci subito il colpo di grazia, dai, yay! Oh. Ok, l'impatto è bestiale. Si è appena infilata nella sua lingua. Non è neanche il tempo di abituarti qua al cibo, no. Ti parte subito a pizzicare attorno e a darti quella un po' diventata su per il naso di wasabi. Cazzo, se sono fighe. Madonna, se sono penze, sono veramente fortissime. Uno spettacolo. Anche questo ha provato a pieni voti, molto molto buono. Mi piace tutto di più rispetto agli e bastoncini di sorriso. Buono, 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 questo ve lo consiglio altamente. Passiamo ora degli antipasti provenienti direttamente dal Messico. Ecco qua, grazie cameraman. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo tre diversi antipasti. Abbiamo dei jalapeño ripieni di formaggio, quindi teoricamente dovrebbero essere belli piccantini. Dei bastoncini di mais, questi qua centrali, e dei triangolini di verdure e formaggio piccante. Per cui proviamo, iniziamo subito da jalapeño, che bene o male li conosco già. Ma non questi, però in generale sì. Ok, l'aspetto è invitante, bello paccioccoso. Sembra molto formaggioso, dai. Ok. La jalapeño è venuto via subito, in un colpo solo. Non è piccante, quasi per niente. Giusto un leggero retrogusto di picantezza. Ho assaggiato di meglio a riguardo di jalapeño. Proviamo con i bastoncini di mais. Sapiciosi sono sapiciosi. Questi sono buoni. Questi sono proprio buoni. In pratica dentro hanno questa pastella, sembra tipo formaggio e mais, proprio chicchi di mais, pensavo fosse tipo un pressato di mais, no? Questi mi sono piaciuti assai, molto bene. I triangolini di verdure, oh, croccanti sono croccanti, no, oh. E questi beccano. Mm.
Trovo che il formaggio se, sembra il tipo del pomodoro, penso. Molto buono. Becca parecchio, molto più degli jalapeno che mi aspettavo fossero la bomba del trio. Passiamo ora ad un piatto di polpette speziali. Generosamente decorate con cracker e peperoni dalla gentile cameraman. Ok. Allora, si vede, posso vedere magari un po' meglio in camera. Abbiamo questa ciotolina di terracotta con tre polpettine. Sembra essere una mistura di verdure, tipo pomodoro e qualcos'altro. Ok. Allora, assaggiamo. Prima la mistura. Saporita. Allora, un po' di polpetta. Saporita. Piccantina anche. Che è arrivata dopo. È leggerissima la polpetta. Si scioglie in bocca quasi. Spettacolare. Veramente buono. È un mix assieme. E oh mio Dio, che bontà. Un spettacolo. Spettacolo. Ok, però visto che ora abbiamo la nostra lingua saporito tanti gusti diversi per il sul piccante, proviamo una bevanda. Una bevanda, una limonata con frutta contenuta al 6%. Wow, potrei affogarci. E vediamo com'è. Aspetto quello di una classica lemon soda, che ci sta, sì, era quello che mi aspettavo, finendo una limonata. Millimetrico. Non è buona, è veramente buona. È meno dolce rispetto a una lemon soda, una Fanta Lemon. E si sente... Sì, di più il sapore del limone rispetto che non dello zucchero, zuccherato dolce. Non male, non male. È il turno ora di una sfiziosa salsina di formaggio e curry. Questa qui. Che, oh, sembrava piccantella. Sì, avete capito che a me mi piace il piccante. Sì, mi incuriosiva perché... formaggio e piccante assieme, c'è cioè un mix perfetto per il buon Phoenix. Ok, bene, dai, l'idea sembra un po' deludente, sembra più uno yogurt che non una crema di formaggio. È molto budinosa, mi spaventa. No, però dalla consistenza sembra, ma non male, dai. Sembra un mix di Philadelphia, quello light, molto leggero, un po' col sapore slavato, un leggerissimo retrogusto di curry, proprio appena appena si sente. Forse dovuto al fatto che non stiamo andando con i cracker, tanto vi faccio vedere. La salsa, se si vede, forse illuminata dalla luce di Dio. E vi faccio vedere sul buchino. Sì, in effetti da sole è molto meglio, non viene, diciamo, attutito il sapore, si sente come più il retrogusto del piccante, quindi migliorata senza. Proseguiamo ora con un altro secondo. Questa volta si tratteranno delle Devil Schnitzel. Sembra molto crucco come nome, ma in realtà si tratta soltanto delle bistecchine impanate piccanti per l'ennesima volta. Ok, ne ho fatte tre, giusto per provare, che sarà tipo una decina dentro il sacchetto. E niente, mi incuriosivano. Ah, la imparatura è bella. Proprio bella. Proprio ben attaccata alla bistecca, anche. Se così si vede un pochino meglio. Sì. Sì, sembra ci sia del,
delle scaglie di peperoncino sopra, dell'impanatura proprio. Cui niente, assaggiavo. Si chiamano Davis per un motivo queste qua. Oh, è tra le cose più piccanti assaggiate finora. In più vi prezzo che la bistecca è veramente veramente tenera. Veramente uno spettacolo. Spettacolo. Facciamo un'altra prova, giusto per essere sicuri. Se in realtà ho fame. No, questa è buona. Questa qua ne potrei mangiare anche 3-4 senza sentirla. Ottimo, concludiamo quindi il nostro viaggio nella penisola iberica, il bonus, con un dolce. Questa volta si tratterà di una chiocciolina di pasta lievitata, da nome che si scrive sulla scatola, che è carina da vedere, molto simpatica. Tenera, sì, più o meno, è un po' secca. E niente, basta convenevoli e addentiamo il dolce. Nulla di che. Non è così eccezionale come sembrava. La pasta è veramente troppo secca. Sembra. Sì, non è morbidosa, barra sudosa come dovrebbe essere una bella brioche burrosa, ecco. È secca, secca, secca e si ingolfa. È solo dolce, non ha un vero sapore questa brioche. No, sono deluso, è triste, sto per fare una cremuccia. Niente, male, male sul dolce, mi cade la penisola iberica. Ricapitolando quindi, passiamo a dare un voto alle varie pietanze che ho avuto il piacere di assaggiare quest'oggi assieme a voi. Per cui, noccioline con wasabi, gli darei un bel 8, ma normalmente uno spettacolo. Pollice in su di approvazione. I bastoncini di carne, piccanti. Buoni, gommosi come dovevano essere, teneri, piccantini, un 7, non so se siete di migliori. Dei tasti di antipasti, allora, gli ala pegno gli darei un 5, non raggiunge la sufficienza a mio parere, sono veramente gli ala pegno peggiori che abbia mai mangiato. I bastoncini di mais gli darei un bel 8, per essere generosi, che erano buoni, li mangerei di nuovo, ancora e ancora. E i triangolini di verdure con formaggio, quelli direi un 7, saranno stati buoni ma non a livello dei bastoncini. Le polpette speziate direi che si meritano veramente all'unanimità, se ci sono da solo, ma va bene lo stesso, un bel 8 più, dai, erano veramente quello che mi aspettavo, un piatto sfizioso, leggero, che ti fa venire voglia di mangiarne ancora, per cui 8 più meritato. Per la limonata e per la crema di formaggio darei rispettivamente un 7 e un 6. Buoni sì, ma non così eccezionali, ecco. Dunque, la Daily Schnitzel, a mio avviso, merita proprio dal cuore questo voto un bel 9. Era il piatto più buono che ho assaggiato oggi. Proprio morbido, tenero, piccante. Proprio ti viene voglia di mangiarne a go-go, proprio. Ne avrei mangiate tantissime. Veramente buono. E invece, per concludere, la brioche del rotolino di pasta lievitata, un 4, veramente la cosa peggiore che ho mangiato oggi. No, probabilmente rimarranno là e finirò con buttarle via. Sì. Soldi buttati, yeah! E niente, per cui per oggi questo video si conclude qui. Fatemi sapere cosa ne pensate o se avete provato anche voi queste o alcune di queste cose. Quindi vi invito a lasciare un bel like, a condividere e a iscrivervi al canale. Per cui per oggi è veramente tutto e alla prossima. Ciao, Wiedersehen, alla vista!